Maurizio Gelli Santugliana, puttaio qui di Verona, che ci parlerà della liuteria classica. Ho il piacere di ascoltare. Mi permetterei di entrare specificamente nel mondo della liuteria. Partendo da un piccolissimo accenno storico, mi soffermerò su alcuni episodi, su delle curiosità, su qualche cosa che spero possano forse destare maggiore interesse. Allora, perché liuteria classica? A parte l'aggettivo classico, che a me non piace nemmeno legato alla chitarra, diciamo la liuteria che si rifà alla tradizione, perché in effetti una tradizione per la chitarra esiste. Quindi si tratta di stabilire da quale punto vogliamo iniziare per stabilire che una chitarra da lì prima era una chitarra antica e poi diventa una chitarra moderna tradizionale, e in genere questo spartiacque viene fatto coincidere con la figura di Torres. E recentemente, con questo lavoro fatto da José Luis Romanillos, cioè la figura di Torres, i suoi particolari sulla vita, sul suo sistema di costruzione, sulle piante, sui rapporti, su una serie di parametri tecnici, perché veramente il lavoro di Romanillos è un lavoro encomiabile, che non ha nessun altro riscontro paragonabile nella letteratura della organologia chitarristica moderna. Quindi questo lavoro fatto sulla figura di Torres è un lavoro che non riguarda solo Torres, ma riguarda anche i suoi contemporanei, i suoi successori, prende in mano anche un po' tutto quanto la nascita delle varie scuole locali, quindi lo sviluppo della scuola di Madrid, della scuola di Barcellona e delle altre scuole, non so se parla esplicitamente, non ricordo bene, della scuola di Valencia, ma parla, so che a un certo punto parla della scuola di Granada, perché poi Torres operò in varie zone, ma di più intorno a Siviglia e intorno al paesino nel quale Almeria, il paesino dal quale proveniva. Torres è una figura geniale, però raccoglie delle esperienze precedenti, e questo è un dato di fatto, che in un certo periodo, fino a che non sono stati fatti studi seri sulla nascita della chitarra moderna, e qui comunque parliamo intorno, diciamo che l'opera di Torres abbraccia due periodi, una prima e una seconda epoca, e con un'interruzione di circa 5 anni, nella quale Torres, secondo la buona tradizione dei guitarreros spagnoli, che per quanto nel suo libro Ramirez III, che ho avuto il piacere e l'onore di conoscere, dice che in Spagna si dice che normalmente un guitarrero non muore mai all'ospedale dei poveri, ma per il solo motivo che non riesce a mettere insieme i soldi per il trasporto. Torres, nei confronti del quale che sembra avesse fatto un abbonamento con la sfortuna, perché se pensate che a livello personale vede morire la prima moglie, vede morire dei figli piccoli, si risposa con una moglie molto più giovane, muore anche quella, gli sopravvive, gli vengono confiscati per almeno due, forse pare tre, non è ben, a volte gli strumenti del lavoro, perché praticamente fallisce, addirittura gira una voce per cui è stato incarcerato perché aveva fabbricato monete false. Ma fatto sta che gliene sono capitate veramente di tutti i colori. Ciliegina sulla torta, negli ultimi anni della vecchiaia, prende il Parkinson, gli viene il delirium tremens, ma è costretto a costruire chitarre con le mani così. Quindi poi, ecco, questo non gli impedisce comunque di continuare la costruzione, e in questo lavoro, sapete chi lo aiuta? Il curato del suo paese, al quale Torres a un certo punto apre le porte non solo della sua anima, visto che comunque era un buon cattolico, pare anche praticante, ma soprattutto gli apre le porte del laboratorio e gli mostra quindi i suoi segreti. E qui arriviamo al famoso, c'è questa leggenda nella storia della liuteria, ma in fin dei conti fare una chitarra è un'impresa difficile ma anche relativamente facile. E quello che conta è fare buone chitarre. C'è un liutaio americano, Paul Fisher, che dice che costruire una chitarra è un'impresa alla portata di qualunque buono hobbista e di qualunque mediocre falegname, ma una cosa è costruire una chitarra, un'altra è costruire uno strumento musicale. In pratica, devono poi suonare queste chitarre, ecco. Quello che rese famoso Torres nella sua epoca era il sonido Torres, che nessuno poi ha mai saputo bene cosa fosse, perché non esistevano nemmeno dei mezzi di registrazione. La maggior parte delle chitarre Torres che ci sono giunte sono state rimaneggiate, sono state riparate, ad alcune gli è state cambiate le catene, addirittura la chitarra di Tarrega, perché la chitarra di Tarrega
E sapete, cioè, quando uno, io certe volte arriva la gente e dice: no, ma io come prima chitarra ne voglio uno in palissandro, perché è chiaro che la chitarra di Acero è una seconda opzione, no? Cioè, prima ti fai la chitarra, ma la chitarra di Torres, in realtà, cioè quella alla quale lui è stato più affezionato, era una chitarra in acero fiammato. E sembrava che questo materiale lo tenesse anche da parte, non fece molte chitarre. Una chitarra chiara, si vede, era un acero marezzato, quindi acero che normalmente proviene dai Balcani, e la usò a lungo, poi finì nelle mani, con una serie di traversie, nelle mani della giovane Maria Luisa Nida, quindi finì in Argentina. Questa chitarra, per esempio, è stata restaurata e riportata nelle condizioni perfette originali da un liutale, da Targa, era un tabagista di quelli accaniti, e quindi continuava a fumare, e aveva trovato il sistema di fumare anche mentre suonava. E ogni tanto dal sigaro gli cadevano la chiamatura, le bracci sulle fasce, e quindi c'erano delle bruciature. In più c'era, siccome era un uomo elegante, usava il polsino, sulle fasce, dove lui sbatteva andando sulle posizioni alte, visto che le tastiere cantilever non erano ancora state inventate, è andato a rovinare parecchio le fasce. Allora questo bravo liutaio cosa ha fatto? L'ha rasata tutta, l'ha aperta, ha scollato tutte le catene, però ci ha incollato un'altra tavola di 3 mm di spessore di cedro. Quindi, e poi ci ha rimesso le catene. Quindi vi lascio pensare come il suono di questa Torres di oggi possa essere simile a quello della Torres originale. Quindi sono molto poche le chitarre Torres che ci sono giunte in condizioni apprezzabili acustiche per poter stabilire qual era il sonido Torres. Quindi noi non lo sappiamo. Probabilmente, per assurdo, forse i due strumenti più rappresentativi sono la Torres di Jobet, quella del 59, e la famosa chitarra di Carmen. Tornando al segreto di Torres, vi voglio leggere brevemente quello che riferisce Martin Sirventes, che era appunto il curato, di una riunione nella quale si trovarono, fu invitato Torres a cena, in cui c'era il parroco e il curato e altra gente, i notabili del paese segnatamente. Tenete presente che Torres in vita diventò già una leggenda, cioè il suo nome era diventato famoso non solo in Spagna ma anche all'estero, quindi era già una leggenda vivente. Questo non gli impedì di morire poverissimo e di avere dei grossissimi problemi. Non ebbe un grosso successo dal punto di vista economico, però dal punto di vista del prestigio personale, quello sì. Ve lo leggo in spagnolo come in italiano. Quando nel trascorso di una comida organizzata por el parroco de su pueblo se pidió a Torres que compartiese su secreto con los demás y no se lo llevasse con él alla tumba, cioè quando nel corso di questa riunione gli chiesero di spartire questo segreto con gli altri, di non portarselo dietro nella tomba, il chitarrero si sorprendió de que incluso un clérigo creyese che él tenía algún secreto que esconder. E lui si sorprese del fatto che perfino un parroco, un sacerdote, quindi una persona di cultura, potesse pensare che lui avesse qualche segreto da nascondere. Padre, dijo dirigendosi al padre Garzón, che gli aveva hecho la pregunta, siento mucho che hombre come usted sia también víctima de esa especie che corre entre gente ignorante. Del secreto ha sido testigo muchas veces Juanito, así me trataba, sta parlando il curato. Pues es imposible que yo lo legue a la posteridad el secreto. Este irá a la tumba con mi resto, puesto que consiste en el tacto de las yemas de los dedos pulgar e índice, que le comunican a mi inteligencia si la tapa está o no bien labrada para responder al genio del constructor y a la sonoridad del instrumento. Quindi dice, padre, questo segreto sicuramente, e dice, intanto mi stupisco che anche lei sia vittima di questo pregiudizio che corre fra la gente ignorante, quindi lì gli dà una frecciatina. E poi dice, è stato testimone Juanito, padre Sirventes, mi ha visto molte volte come faccio le chitarre, che non c'è nessun segreto, però è possibile che io lo lasci ai posti, in quanto questo se ne andrà nella tomba con i miei resti mortali, perché consiste nella sensibilità del tatto della punta del mio dito pollice indice, che comunicano alla mia sensibilità, alla mia intelligenza, se la tavola sta o non sta ben labrata, cioè se la tavola ha lo spessore, quindi la flessibilità giusta per rispondere al genio del costruttore, questo è il gusto personale del suono che io cerco nello strumento,
e quindi alla sonorità generale dell'istrumento, perché in quel periodo il suono Torres era il punto di riferimento, perché non esisteva il sonido Torres incantava, perché il sonido Torres era un suono che non si era mai, nunca udito, non si era mai sentita una cosa come la chitarra Torres. Stupiscono, perché effettivamente il confronto con la chitarra Torres e la chitarra precedente è di una sonorità completamente differente, e in questo senza entrare in un giudizio di merito, di tipo di gusto, però effettivamente era un suono nuovo, qualche cosa che prendeva la gente. Bene, le innovazioni tecniche di Torres mette sta raggiera e la sistema sotto la tavola. Intanto allarga le dimensioni dello strumento e le porta più o meno a delle dimensioni, in realtà Torres usò 5 plantiglias differenti fondamentalmente, cioè 5 forme presenti, alcune le usò di più, altre meno. Quella che poi è giunta ai posti ed è stata più copiata è quella della chitarra di Jobé, per il semplice motivo che poi andò nelle mani, se la copiò Hauser, se la copiò uno, se la copiò l'altro, e tutti quanti, e fu quello che venne preso come modello base di Torres. Però, per esempio, la plantiglia della chitarra di Targa è molto differente da quella della chitarra di Jobé. Però questi sono particolari costruttivi. In realtà, il mio giudizio personale, qui si entra in un campo di valutazione, è che Torres fosse veramente qualche cosa di più di un semplice falegname, e che le sue conoscenze, derivate sicuramente dall'esperienza e anche dal caso probabilmente, quindi da un sistema empirico, però siano arrivate a un certo punto a un livello interessante. Fa presente Torres, soprattutto negli ultimi anni, non si curò di ripulire la tavola armonica dai segni di lapis, cioè dai segni di matita. Quando si costruisce una chitarra, in genere si fanno dei segni che servono per porne le catene, per sapere dove incollare esattamente questo il baretaje, cioè le varie catene di rinforzo. E una cosa che stupisce, che stupisce Romanilius, che lui non riesce a spiegarsi, è che dice: ma c'è sempre un punto trasversale, o anche due di solito nella parte sopra, ci sono dei punti fissi che fissava Torres. Questa proporzione in Torres stessa, esaminando le varie plantiglie, ci sono su questo libro, ma ci sono anche delle pubblicazioni specifiche, non viene rispettata, nemmeno da lui, e nemmeno per strumenti prodotti nello stesso periodo e con numeri consecutivi, quindi prodotte probabilmente a distanza di poche settimane l'una dall'altra. Vorrei proporvi uno stupidissimo esperimento. Usando un generatore di frequenza sinusoidale, un semplice diapason, e degli scarti di lavorazione presi su dalla cassetta degli scarti stamattina senza guardarli, quindi in maniera del tutto casuale. Allora, esistono all'interno, si creano nelle tavole vibranti dei punti nodali e dei punti antinodali. Nei punti antinodali il suono è molto basso, molto poco il rendimento acustico. Quando arrivo sul nodo, suona. Qua non suona, qua suona. Però devo stare al centro, perché se mi sposto leggermente sui lati, suona molto meno. Se qui ho un punto di vincolo, va e viene. Nel momento in cui tolgo e metto il vincolo, cambia tutto. Guardate, è un esperimento brutale, che però mi ha coinvolto su tavole complete con un generatore di frequenze sweppato, che quindi parte dagli 80 ai 75 Hz e arriva su fino a 1000 Hz, quindi è un generatore che fa cambiare le frequenze. Però questo rapporto geometrico, perché molti quando faccio questi esperimenti idioti mi dicono: ah, dici, ma perché li fai col diapason? Se lo facessi a 4, lo fai a 440, se lo facessi a 1000 Hz troveresti degli altri punti qua. È chiaro? Il punto nodale di maggior risonanza è questo, c'è un rapporto geometrico, poi qui c'è la buca, quindi è libero. E quindi ci sono dei rapporti semplici che regolano questa cosa qua, e sono i rapporti armonici che troviamo dove troviamo gli armonici della chitarra, sono i rapporti fra i numeri semplici, fra 1 e 2, fra 2 e 3, fra 3 e 4, con nominatore e denominatore consecutivi, sono semplici. Questi li aveva scoperti Pitagora, non li ha scoperti Torres, non certo io, ma sono cose di grande banalità.